Torniamo ad ascoltare il direttore sportivo della San Michele Ascone. Direttore, buonasera. Buonasera a te e a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, direttore, oggi arriva un'altra vittoria contro una squadra, il Bianco, che intanto è stata la vostra grande avversaria dell'anno scorso e che quest'anno comunque, diciamo, al netto delle ultime due partite stava dimostrando di essere un po' la mina vagante di questo girone. Sì, sì, bene, diciamo che come l'anno scorso se tornassi a ripetere di nuovo l'epilogo dell'anno scorso sarebbe una grandissima cosa, perché noi abbiamo vinto il campionato e loro poi hanno vinto i playoff, però scherzi a parte, sì, è stata una grande bella partita, una grande prova dei miei giocatori, perché comunque non era un avversario facile da vincere. Infatti il primo tempo l'abbiamo chiuso sul 2-1, però poi nel secondo tempo siamo usciti di nuovo con il piglio giusto e abbiamo fatto nostra la partita. Una partita che per questa notte vi porta in testa e sempre per questa notte vi rende il miglior attacco della categoria. Rispetto all'anno scorso magari c'è stata l'inversione, perché l'anno scorso non vi si faceva gol neanche con le mani, quest'anno sono 7 i gol subiti, certo a fronte di 16 fatti non è un dato allarmante, questo è anche giusto dirlo. Sì, no, assolutamente, anzi metterei la firma che faremmo sempre così, in modo tale che facciamo sempre un gol in più della squadra avversaria, anche perché vuol dire che in quel caso porteremo sempre a casa i 3 punti. Quest'anno sicuramente, a differenza dell'anno scorso, è un campionato più ostico, lo ripeto già da tanto, è un campionato di promozione che secondo me non si verificava da tanti anni, perché sono tutte squadre blasonate, sono tutte partite che scappa la tripla sia in casa che fuori casa, quindi di scontato non c'è nulla, anche perché basta vedere il Bianco magari nella settimana scorsa ha perso in casa con la Propello che sta facendo un grandissimo campionato e poi magari va contro il merito, nulla toglie il merito, attenzione, mi guardo bene, però e perde magari la partita, quindi quest'anno sarà difficile dappertutto. Prossimo avversario, infrasettimanale, il Capo Vaticano, che oggi ha perso questo scontro diretto contro il Gallico Catona. Ecco, una partita del genere è tra virgolette un peccato farla di infrasettimanale, oppure siccome il calendario gira così, la dico alla in romanesco, ve tocca? Purtroppo sì, ma come a noi tocca a tutti quanti, quindi non è una cosa che diciamo capita solo a noi. La dobbiamo giocare o prima o dopo si deve affrontare, come si dovranno affrontare tutte le altre squadre, quindi di conseguenza se deve capitare ora, in un momento che magari la mia squadra sta facendo tutti scongiuri, sta facendo bene, ben venga. Poi per quanto riguarda, come per rispondere pure alla domanda di prima, del fatto del primato, ancora la strada è lunga, perché con una partita che si perde, una che si vince, una che si pareggia, ti può trovare subito nelle prime posizioni come nelle quinte, sesta posizioni. Quindi diciamo ancora il campionato è molto lungo e si vedrà secondo me fra 4-5 partite qualcosina, ma non del tutto. Bene, direttore, grazie e alla prossima. Grazie a voi, una buona serata.